Dal libro dell'Apocalisse. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e all'Odicea. Then I turned to see whose voice it was that spoke to me. And when I turned, I saw seven gold lampstands, and in the midst of the lampstands, one like a son of man, wearing an ankle-length robe with a gold sash around his chest. The hair of his head was as white wool or as snow, and his eyes were like a fiery flame. His feet were like polished brass, refined in a furnace, and his voice was like the sound of rushing water. In his right hand, he held seven stars. A sharp, two-edged sword came out of his mouth, and his face shone like the sun at its brightest. Al ver esto, caí a sus pies, como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. El significado misterioso de las siete estrellas que has visto en mi mano y de los siete candelabros de oro es el siguiente. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias.
Les sept églises du monde sont ici représentées aujourd'hui comme hier pour être mises en route jusqu'aux confins de la terre, jusque dans les îles les plus lointaines de la famille humaine. À la suite de Jean et à son exemple, nous sommes invités à écouter ce que dit l'Esprit Saint à travers nos sœurs et frères, compagnons dans l'épreuve, la dignité et la persévérance. Ce n'est pas de lui-même que Jean a parlé. Il a transmis ce qu'il a entendu, ce qui lui a été révélé dans la vision par cette voix mystérieuse, puissante comme une trompette. C'est la voix de l'Esprit Saint. Cette voix de l'Esprit peut être comme une brise légère qui susurre aux oreilles du cœur qui écoute. Elle peut aussi être comme une trompette qui domine le vacarme des voix du monde. Ces rumeurs qui veulent nous empêcher de nous retourner vers le Christ, ces tapages qui nous empêchent d'entendre le hurlement des humanités déchirées. Mais la voix de l'Esprit a titillé la curiosité de Jean pour capter son regard. Il s'est retourné, qu'a-t-il donc vu? Il voit les églises dans l'épreuve, symbolisées par les sept chandeliers. Au milieu d'elles, comme un fils d'homme, c'est Jésus, vivant et glorieux. Ce n'est plus Jésus en croix, dont la tête était couronnée d'épines et les cheveux maculés de sang. Car ici, la tête et les cheveux sont blancs comme la laine, blancs comme la neige. Sur la croix, ses yeux étaient éteints. Cette fois, ils sont comme une flamme ardente. Sur la croix, ses pieds et ses mains étaient immobilisés par les clous des bourreaux. Ici, ses pieds brillent comme du bronze précieux et dans ses mains étincellent des étoiles. Son visage jadis livide, ici resplendit comme le soleil, il est source de lumière. Son corps, alors tout nu, humilié sur la croix, Jean le voit à présent vêtu d'une longue robe assortie d'une ceinture d'or. Quel contraste! Au cœur de la souffrance et de l'épreuve, l'Esprit Saint nous révèle le visage glorieux et triomphant du Christ. Ce tableau magnifique du Christ vivant et glorieux, qui redessine l'image de Jésus au calvaire, ouvre le chemin synodal sur lequel s'engage toute l'Église. Aujourd'hui comme hier, d'autres disciples, à l'exemple de Jean, parleront du sein de chacune de nos communautés, mues par le même Esprit Saint. Ces voix nous révéleront le Christ présent au milieu de nous et sa volonté sur nous. En contemplant son visage et rassurés par sa présence, nous serons source de vie et d'espérance pour les membres de la famille humaine qui sont essoufflés, brisés, épuisés et souvent écrasés et emmurés dans leur cri silencieux. Celui qui se dresse ainsi majestueusement sous nos regards, c'est lui, notre pasteur. C'est lui le premier, car il nous guide sur le chemin. C'est lui le dernier, car il nous protège contre les forces de l'Hadès. Ne craignez pas, nous dit-il, ne craignons pas. Ouvre nos yeux, Seigneur, que toute ton Église te voie marchant devant elle et te suive. Que te sentant derrière elle, elle avance, confiante, sûre que tu veilles sur elle. Ouvre nos oreilles, que nous t'écoutions nous parler à travers les sœurs et frères, sans crainte de la langue à double tranchant, sans impatience face à celle qui balbutie. Ouvre nos cœurs et nous t'écouterons. Iniciamos un proceso espiritual, que eso es la sinodalidad.
Y lo hacemos con esperanza, decisión y hambre de conversión para aprender a vivir de verdad y humildemente que los mejores puestos en la Iglesia no son los exclusivos y los que separan, sino los que desde el principio inducen al perdón, la reconciliación y el encuentro. Somos heridos caminantes llenos de esperanza, confianza y amor en el Dios que no nos abandona y ajusta su paso al nuestro al ritmo de la acogida, del perdón y de la gracia. Estamos ante ti, Dios nuestro, como una iglesia herida, profundamente herida. Hemos hecho mucho daño a muchas personas y nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Venimos desde hace siglos confiando más en nuestros egos que en tu palabra. Hace tiempo olvidamos que cada vez que no te dejamos caminar a nuestro lado, somos incapaces de mantener el rumbo adecuado. No tenemos que tener miedo a reconocer los errores cometidos. Pedro, sobre quien dijiste que edificarías la Iglesia, no comenzó bien su misión. Te negó 3 veces. Luego fue al sepulcro, lo vio vacío, volvió con los demás, pero no anunció tu resurrección. Esto, que era fruto del miedo que sentía en esos momentos, se tornó decisión, fuerza y fe para cumplir el mandato que le habías dado cuando recibió la fuerza del Espíritu Santo. Es bueno y saludable corregir los errores, pedir perdón por los delitos cometidos y aprender a ser humildes. Seguramente viviremos momentos de dolor, pero el dolor forma parte del amor y nos duele la Iglesia porque la amamos. En muchas ocasiones la fidelidad exige cambiar. La fidelidad al mandato misionero recibido del mismo Jesús, la fidelidad a nuestra Iglesia exige que se viva un cambio y ese cambio puede suponer una revolución. A este respecto, conviene recordar las palabras del teólogo ortodoxo Olivier Clément, quien decía que a lo largo de la historia, las revoluciones que han resultado más creativas son las que nacieron de la transformación del corazón. A esta transformación del corazón estamos llamados en este sínodo. Todo el pueblo de Dios está convocado por primera vez a participar en un sínodo de los obispos. También están invitados a hacernos llegar su voz, su reflexión, sus preocupaciones y su dolor, todos aquellos a los que un día no supimos escuchar y se fueron y no los echamos de menos. Enseñadnos a ser mejores cristianos. Enseñadnos a recuperar la esencia de la comunidad cristiana, que es la comunión, no la exclusión. Vivir a fondo la experiencia de Cristo resucitado, que es a lo que nos invita el texto del libro del Apocalipsis, nos llevará a ver la diversidad de la Iglesia, la diversidad en la Iglesia como la gran riqueza que es. Dones, carismas, ministerios, formas de hablar y ritos al servicio de todos para que nuestra Iglesia se identifique con la forma de ser de Jesús de Nazaret. Ese mismo Jesús que no nos dejó normas ni estructuras sobre cómo ser Iglesia, sí nos dejó una forma de vida con la que construir esa Iglesia llamada a ser refugio seguro para todos, lugar de encuentro y diálogo intercultural, espacio de creatividad teológica y pastoral con la que afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos. En definitiva, ser la Iglesia hogar que todos añoramos. Creer en el que es el primero y el último, en el que murió y, sobre todo, en el que resucitó, porque algunas veces se nos olvida que nosotros creemos en alguien que está vivo, vivo, y camina a nuestro lado para aprender de él y con él a ser servidores unos de otros, porque servicio y sinodalidad van de la mano.
servir para ser comunión en el ser, sinodalidad para ser comunión en el caminar juntos, comunión, en definitiva, para obrar todos juntos según lo que nos diga, indique y sugiera el Espíritu. Bene, un cordiale benvenuto a tutti. Mi viene a dire che noi vi portiamo nel nostro cuore. Grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Saluto tutti i battezzati che oggi si uniscono attorno a lei, Santo Padre, e ai loro pastori in questo processo sinodale di tutta la Chiesa. Non solo quanti sono qui presenti o che ci seguono via Zoom perché impediti dalle restrizioni imposte dall'attuale situazione pandemica, un pensiero particolare ai cari fratelli e sorelle dell'Asia e dell'Oceania, purtroppo costretti a stare a casa. Vi sentiamo vicini, vi portiamo nel cuore. Ma anche a quanti punti di contatto per il processo sinodale nelle diocesi o semplici fedeli ci seguono in diretta grazie ai servizi forniti dal Vatican Media, Vatican News. Il feedback che abbiamo ricevuto dopo la pubblicazione del documento preparatorio è una conferma che sono tante le persone nel mondo che amano il Signore, che hanno questo amore per la Chiesa, per l'umanità. Altrimenti, come si può spiegare l'entusiasmo che sta generando questo suo appello, Santo Padre, per una Chiesa sinodale? Sono profondamente convinto che per molti di loro non si tratta di una adesione emotiva, attratti dal sogno di una Chiesa sinodale. Qui siamo di fronte a un moto generato dallo Spirito Santo che è già all'opera e ci precede in questo cammino tutto da scoprire. Percepisco le difficoltà di alcuni fratelli e sorelle che si sentono ancora incerti, hanno paura di fronte a questo cammino volutamente lasciato aperto quanto alle cosiddette decisioni da prendere. Mi rivolgo fraternamente a loro dicendo: non abbiate paura di farci sapere anche le vostre paure. E noi, la segreteria del Sinodo, è qui anche per ascoltare le vostre perplessità, i vostri timori. Possono essere salutari per questo processo sinodale. Benvenuti quindi anche a voi in questa casa paterna e materna. Paterna perché è il Padre. È il Padre che per mezzo dello Spirito ci sta convocando per seguire Gesù. E poi è una casa materna, perché la Chiesa è madre, che stende le braccia per offrire a tutti la sua tenerezza. La Chiesa è così una famiglia. E in quanto famiglia sono certo che il vincolo di amore che permette ad ogni famiglia di vivere e rimanere unita e di riconoscersi famiglia anche nei momenti di incomprensione e nella paura saprà preservare la nostra unità quali membri della famiglia di Dio. Santità, ascoltiamo la sua parola. Cari fratelli e sorelle, grazie per essere qui all'apertura del Sinodo. Siete venuti di tante strade e chiese, ciascuna portando nel cuore domande e speranze. Sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente e di avviare un discernimento nel nostro tempo
diventando solidali con le fatiche e i desideri dell'umanità. Ribadisco che il Sinodo non è un Parlamento, che il Sinodo non è un'indagine sulle opinioni, che il Sinodo è un momento ecclesiale e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto accuratamente al Padre per i Suoi, perché tutti siano una sola cosa. A questo siamo chiamati, all'unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal sentirci abbracciati dall'unico amore di Dio. Tutti, senza distinzione, e noi pastori in particolare, come scriveva San Cipriano, dobbiamo mantenere e rivendicare con fermezza questa unità, soprattutto noi vescovi che presidiamo nella Chiesa, per dar prova che anche lo stesso Episcopato è uno solo e indiviso. Nell'unico popolo di Dio, perciò, camminiamo insieme per fare l'esperienza della Chiesa che riceve e vive il dono dell'unità e si apre alla voce dello Spirito. Le parole chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione e missione. Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e allo stesso tempo ha affermato che la Chiesa ha ricevuto la missione di annunciare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Due parole attraverso cui la Chiesa contempla e imita la vita della Santissima Trinità: mistero di comunione ad extra e sorgente di missione ad extra, ad intra. Dopo un tempo di riflessione dottrinale, teologiche e pastorali che caratterizzarono la ricezione del Vaticano II, San Paolo II volle condensare proprio in queste due parole, comunione e missione, le linee maestre enunciate dal Concilio. Commemorando nell'apertura, affermò infatti che le linee generali erano state la comunione, cioè la coesione, la pienezza interiore nella grazia, nella verità, nella collaborazione, e la missione, cioè l'impegno apostolico verso il mondo contemporaneo, che non è proselitismo. Chiudendo il sinodo dell'85, a 20 anni della conclusione dell'assise conciliare, anche San Giovanni Paolo II volle ribadire che la natura della Chiesa è la coinonia. Da essa scaturisce la missione di essere segno di intima unione della famiglia umana con Dio. E aggiungeva: conviene sommamente che nella Chiesa si celebrino sinodi ordinari e, all'occorrenza, anche straordinari, i quali, per portare frutto, devono essere ben preparati. Occorre, cioè, che nelle chiese locali si lavori alla loro preparazione con partecipazione di tutti. Ecco dunque la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano di restare termini un po' astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e ciascuno. Vorrei dire che celebrare un sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell'essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un'esigenza della fede battesimale. Come afferma l'Apostolo Paolo, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo. Il punto di partenza nel corpo ecclesiale è questo e nessun altro, è il battesimo.
Da esso nostra sorgente di vita deriva l'uguale dignità dei figli di Dio pur nella differenza dei ministeri e carismi. Per questo tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione di tutto il popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini. Partecipare tutti è un impegno ecclesiale e irrinunciabile. Tutti battezzati. Questa è la carta d'identità, il battesimo. Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una conversione pastorale in chiave missionaria e anche ecumenica, non è esente di alcuni rischi. Ne cito tre. Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre un sinodo a un evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai mettervi i piedi dentro. Invece il sinodo è un percorso di effettivo discernimento spirituale che non intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per il meglio collaborare all'opera di Dio nella storia. Dunque, se parliamo di una chiesa sinodale, non possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti, di strutture che favoriscano il dialogo e l'interazione nel popolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici. Perché sottolineo questo? Perché dalle volte c'è qualche elitismo nell'ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici, no? Il prete diventa alla fine il padrone della baracca e noi il pastore di tutta un'ecclesia che sta andando avanti. Dio richiede di trasformare certe visioni verticiste, distorte a parziali sulla Chiesa, sul ministero presbiterale, sul ruolo dei laici, sulla responsabilità ecclesiale, sui ruoli di governo e così via tanti, no? Un secondo rischio è quello dell'intellettualismo, l'astrazione, no? La realtà va lì e noi con le nostre riflessioni andiamo da un'altra parte. Far diventare il sinodo una specie di gruppo di studio con interventi colti ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo, una sorta di parlarci addosso, dove si procede in modo superficiale e mondano, finendo per radicare nelle solite sterili classificazioni ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo. Infine, si può essere la tentazione dell'immobilismo, siccome si è sempre fatto così. Questa parola è un veleno nella vita della Chiesa. Si è sempre fatto così. È meglio non cambiare. Chi si muove in questo orizzonte anche senza accorgersene cade nell'errore di non prendere sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi. Un rattoppo di stoffa grezza che alla fine crea uno strappo peggiore. Per questo è importante che il sino sia veramente tale, un processo di in divenire, coinvolga in fasi diverse e a partire dal basso le chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato che imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione.
Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un tempo di grazia, fratelli e sorelle. Un tempo di grazia nella gioia del Vangelo che permetta di cogliere almeno tre opportunità. La prima opportunità è quella di incamminarci non occasionalmente, ma strutturalmente verso una chiesa sinodale, un luogo aperto dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il sinodo ci offre poi l'opportunità di diventare chiesa dell'ascolto, di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell'adorazione, nella preghiera. Quanto ci manca oggi la preghiera di adorazione? Tanti hanno perso non solo l'abitudine, anche la nozione di cosa significa adorare. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sull'urgenza del rinnovamento della vita pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine abbiamo l'opportunità di diventare una chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio, no? Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa chiesa della vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con la presenza, che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo. Una chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e della povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ti deve aiutare, vicinanza, compassione e tenerezza. Cari fratelli e sorelle, sia questo sinodo un tempo abitato dallo Spirito, perché dallo Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito Santo è colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee, i nostri gusti personali. Padre Congar, santa memoria, ricordava: non bisogna fare un'altra chiesa, bisogna fare una chiesa diversa. E questa è la sfida. E per una chiesa diversa, aperta alle novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e coraggio. Vieni, Spirito Santo, tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita. Preservaci dal diventare una chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi perché nell'esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d'amore, apri i nostri cuori all'ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen. Adesso ti lascio.
Grazie tante e buon lavoro. E ci rivedremo. Grazie Santità per le sue parole. Bene, grazie di nuovo al Santo Padre per le sue parole che riscaldano il cuore e ci offrono anche una direzione, un orientamento. Prima che ascoltiamo la parola di Sua Eminenza Olerich, segretario relatore generale del Sinodo, comunico che è disponibile la traduzione simultanea in italiano, inglese, francese, spagnolo, e chiedo la direzione per proiettare un po' lo schema. Bene, a lei, Eminenza. So I shall speak in English. Dear sisters, dear brothers, my intervention is called a greeting. So I would like to greet you all together. Cardinals, bishops, priests, consecrated persons, laity, Christians from all continents, diligent Christians, Christians on the margins of the church, progressive Christians and conservative Christians, young and old, women and men of all generations, sisters and brothers in search of God, or simply people who are curious. In fact, it is not I who should greet you. We should all greet each other. Greeting someone means being aware of their presence. Greeting someone means letting the other enter into my life. It means letting myself be disturbed for the sake of an encounter. A synodal church is a relational church, a church of encounter. We will have meetings at the level of different groups, at the level of dioceses, at the level of episcopal conferences, at the level of continents, and finally the General Assembly with the Synodal Fathers in October 23, in this same room. Our meetings are not one-time meetings, but meetings which are planned to last over time. Taking time for one another, walking together. When we walk, someone must choose direction for the walk. This role falls to the Holy Spirit. We know the methods of proceeding. Sometimes, as at Pentecost, the Holy Spirit is manifest and fills our hearts with joy and clarity, a clarity that enlightens and defines our path. Much more often, He let us choose our way with small pieces of a puzzle. A puzzle with many colors that come from all our brothers and sisters. So we have before us a duty of discernment. We must choose the right pieces, one after the other, in a certain order, with the participation of all. It is a huge puzzle, where everyone is called to participate. Especially the poorest, the voiceless, those on the periphery. If we exclude any player, the puzzle will not be complete.
It is the Holy Spirit who inspires our interventions and leads us to fulfillment. Some of you will say yes, but there are also the temptations of the evil one, who does not want to see the Church of Christ walking together. It is true. Let me give some examples of these temptations. The list is far from being exhaustive, but it is based, as you can imagine, on my own personal experience. It is a good idea, but I don't have time. I have a full agenda. That is the temptation of many bishops. Someone else will have to do it for me. It sounds like a good idea, but it cannot be taken seriously. We know the structure of the Church and the truth of its teaching. Isn't this a way to make us swallow changes that have already been decided in advance? It's a good idea, but time is too short, so I won't do anything. I like to listen to the opinion of a selected few, but listening to the experience of everyone? What an utopia. I don't want change. Change disturbs my life and my pastoral plans. I am sure that each of you will be able to complete my list of temptations. So we are going to start a journey together, a church, a journey where the shepherds must listen to the voice of the sheep. Listening to the presence of God. Listening, a humble approach. This goes against the grain of society like ours, where one must show off, where one must realize oneself. Listening is a passage from a me to a we. Listening is a divine quality. I must confess to you that I have no idea yet what kind of working instrument I will be writing. The pages are blank. It is up to you to fill them. The only thing I can say is that I will not do it alone. A work tool on synodality can only come from teamwork. Where two or three are gathered in my name, I will be in their midst. It is a synod of bishops, but now thought of and proposed as a process that involves all the people of God. For the synodal process has not only a point of departure, but equally has a point of arrival in the people of God, upon whom, to the gathering of the assembly of pastors, the gifts of grace granted by the Holy Spirit must be poured out. Allow me therefore to address my brother bishops. At the moment of our ordination, the book of the gospel was held over our heads. Yet, normally we do not proclaim the gospel. We listen to the gospel, proclaimed by the deacon, with a crozier in our hand. We listen to the gospel proclaimed by the one who is ordained to serve, who is ordained to the ministries of the tables, the ministries of concrete service. We are not the masters of the gospel. We are its servants. Our listening must always include our conversion to the gospel. The gospel that is at the same time both the living word of Christ and the word of the Church. The bishop proclaims the word of God in his homily only after having listened to Christ and the Church. It is this same attitude of listening which characterizes our role in the synodal journey. If we desire that the gospel of Christ within us becomes action, we must pass through the way of prayer. Moments of silence upon our hearts to listening. We expose ourselves to the love of Jesus who melts our resistance.
The synodal journey in the diocese should be opened with true and profound prayer. Only prayer can lead us to an interior attitude of openness and availability, what is called indifference, and to that peace which enables us to make choices in freedom. Let us pray for true communion. Communion with God, Father, Son, and Holy Spirit opens us to the communion of the Church. Communion with God, Father, Son, and Holy Spirit will prevent us from turning the Synod into a political debate where each one fights for his own agenda. This is why our path will lead to a phase in which our Pope will draw conclusions based on the final document of the Synod of Bishops. We can see the hierarchical Church at work. We can also see in it a guarantee of the Catholicity, that is to say, of the universality of the Synod, a guarantee that we are not merely on this journey with a group of friends who think like me. To return to the image of the puzzle will only be complete when players from different continents, from different ecclesiastical realities, have added their pieces. Communion is the guarantee of participation, of universal participation. Communion without mission cannot withstand the test of time. As Christ Jesus is sent by his Father, we are sent. Before we begin our mission, we must be sure of the time and the space that we share in common. We are going to live a moment of discernment spiraling upwards from a small community to the global synodal moment, passing through different stages in time and space, a passage from a me to an ever larger us. Personal discernment expands into communal discernment and eventually becomes true ecclesial discernment. The movement from one level to another requires that we return to our initial indifference. Essentially, the discernment proper to each person expands and changes even while listening to the contribution of everyone. The movement from one level to another requires always a moment of offering, where each and everyone can open his/her hands and hand over everything to the Master of the Harvest. It is to him that we hand over the fruits of our listening, our talks, our prayers, our deliberations, and our decisions. It is a supreme moment of spiritual freedom so that God may confirm our path. The whole dynamic of the Synod must be an offering. This dynamic of offering opens our ears to listening, helps us to live a true discernment, so that I do not manipulate synodal process for my own ends, for my goals of a Church for which I dream and desire, but rather so that my dream of the Church becomes our dream of the Church, thanks to the contribution of my sisters and brothers. Synodality is to enter into an ever-growing us. It is to seek what builds us together as a community, as the people of God. It is not by remaining seated that we will be able to discern the will of the Father. It is by walking together that we will encounter many crossroads and that we will have to make our choices. The Church is not self-referential. It is a profound communion which requires the participation of all and is sent on mission. Yes, it is God the Father who will have to accept our choices and to send us on mission. I wish all of you
a good synodal journey. And please pray for me that I may fulfill my mission as Relator General of this Synod. Thank you. En español. Hay tantos caminos para seguir a Cristo, cuantas personas existen en el mundo. Cada uno escuchamos la llamada del Señor, la invitación a seguirle desde lo que somos y como somos. Ahora vamos a escuchar diversos testimonios. Proceden de África del Sur, Estados Unidos, Corea, Australia, Brasil, Francia. Hay laicos, obispos, religiosos, sacerdotes, hermanos, hermanos todos miembros de una única familia, la familia de Dios. El testimonio que estos hermanos y hermanas comparten con nosotros, algunos en presencia, otros por vídeo, reflejan la unidad en Cristo y la universalidad en la Iglesia. El bautismo nos vincula al resucitado y nos abre al nosotros eclesial, al camino que se vive y se recorre en comunidad, como pueblo de Dios. En esta peregrinación, el Espíritu Santo suscita los diversos carismas para el enriquecimiento y el bien de la Iglesia. Nadie debe sofocarlos. Nadie debe confundirlos. Estos testimonios expresan las diferentes vocaciones, las diversidades geográficas y culturales, la variedad de formas, las propias personalidades, todos unidos en Cristo, un solo bautismo, una sola fe, pero múltiples caminos y manifestaciones que enriquecen a la Iglesia desde la unidad en el amor. Los testimonios que vamos a compartir nos muestran, sin ningún género de dudas, que es hermosa la fe porque es hermoso Cristo. A Él seguimos, en Él nos encontramos, a Él testimoniamos. Estos hermanos y hermanas nos hablarán de búsqueda, de dificultades, a veces de dolor, pero también de esperanza, de renovación, de encuentro, de novedad, de alegría. Caminamos juntos como Iglesia, damos testimonio en la Iglesia y desde la Iglesia, guiados siempre por el Espíritu. Asumamos el riesgo. Le premier témoignage que nous allons écouter maintenant est celui de Dominique Yon, une jeune de l'Afrique du Sud, qui est membre du Conseil des jeunes qui a été mis en place par le dicastère laïque famille et vie après le synode des jeunes, parce que c'était une des recommandations du document final des jeunes, d'instaurer un conseil de jeunes pour continuer le chemin. Donc on est très heureux qu'aujourd'hui, tous ces jeunes, 20 jeunes du monde entier de ce conseil, sont là parmi nous, et Dominique va nous donner son témoignage pour lancer cette écoute des uns des autres. Good morning. Goeiemôre, Molweni, Sanbonani. If you have no idea what I just said, I greet you in the synodal way of my country in South Africa. I am Dominique Yon, and it is an honor to be with all of you brothers and sisters here in Christ today. And I thank you for this opportunity to share my testimony. When I was in my final year of high school in 2010, only 5 days after Easter Sunday, I was admitted into hospital after experiencing excruciating pain. After examination, it was made clear that I had huge cysts on both of my ovaries. And that same night, I was operated on, and both my ovaries and the cysts had to be removed.
Thereafter, my blood results showed that I had to go under chemotherapy and its side effects for several months. Thankfully, I am now in 10 years of remission. But this experience could easily have set me down the wrong path. But instead, it has given me a new sense of faith and mission, largely because of the people I was blessed to have in my life. I will never forget the overwhelming love and accompaniment I received from my parish family, and the literal peace and healing I felt from their prayers. My faith strengthened me, and I knew that this would never have been possible if it wasn't for my involvement with the church and the relationships that I had with the leaders and my community at this time. I had always enjoyed being a part of ministry, but this experience ignited my calling to live out my baptismal call by serving in youth ministry, by helping bring young people closer to Christ through journeying with them. I want to give others the same experience and support that I had the privilege of having during my most needed time through relational ministry. Living in a society that promotes individualism and immediate satisfaction, which can go against Christian values of mission and charity, sometimes caused pressure in my pursuit to holiness. Nevertheless, through my involvement with the International Youth Advisory Body, who I'm here with today, and my global ecumenical commitments, I have learned that communion in mission is key to building the civilization of love. Because as Mother Teresa said, we are citizens of the world. I am particularly inspired and excited by the prospect of a synodal church, walking forward in communion to pursue a common mission through the participation of each and every one of their members, including those on the periphery, like those who are persecuted or oppressed due to their age, religion, color, or gender. This is not going to be an easy task, but it is certainly an important direction for our church during these troubling and uncertain times. Despite the constant divisiveness that we are faced with in this world, I hope that the synodal process will help connect all faithful as one church in Christ, with each one having an integral part to play, empowered by the diverse gifts of the Holy Spirit for the renewal and building up of the church. For this to become a reality, I pray that we may all embrace this opportunity for much needed personal and structural change, and have the courage, strength, faith, and vision to take on this challenge and bring inclusion to the structure of the church by intentionally including women and young people in church processes. To adapt the words of late Nelson Mandela, vision without action is just a dream. Action without vision just passes the time. But vision with action can change the world. And I look forward to transforming the church together. Thank you. Bien, el segundo testimonio es en vídeo de Sor Donna Chianjo, dominica, canciller de la diócesis de Newark, Estados Unidos.
Ha sido muy apreciado su servicio como director de la Church Leadership Consultation y su trabajo a nivel internacional y nacional en la promoción de la vida parroquial, la dirección pastoral y la promoción en la fe de adultos. Une a un profundo conocimiento y a la preparación académica una dilatada experiencia. Sordona Chianjo anima a desarrollar la sinodalidad desde el compromiso personal en las parroquias y en otras realidades eclesiales, entendiéndola siempre como una forma de continuar y participar la obra de Cristo. La sinodalidad es, por tanto, expresión y escuela de discipulado para todos los cristianos que vivimos nuestra fe animados por el Espíritu y estamos llamados a dar testimonio del Evangelio. Hello, I'm Sister Donna Ciangio, a Dominican sister of Caldwell, New Jersey, in the United States, and I serve as the Chancellor of the Archdiocese of Newark. I'm very honored to share a reflection with you today. Over the years, I've come to understand that being a baptized Christian has given me both a call and a responsibility to actively participate in the mission of Christ. Pope Francis gave this a great name, that we are to be missionary disciples. For me, this means that my baptism has given me the call to bring Christ to all in the many circumstances of life. I look at life as ministry, a reaching out to call others to discipleship as Jesus asks of us. As a Dominican sister, my baptismal call includes contemplation, study, building up the community of faith, and preaching, as St. Dominic and St. Catherine of Siena modeled for us. I feel that I am called to keep Catholics focused on looking at the signs of the times and finding creative ways to make the gospel heard today. Religious life, especially for women's communities in the United States, has taught me much about synodality. The way we come to decisions is through inquiry, study, contemplation, discernment with the Holy Spirit, and arrival at a communal decision or a way forward. This is taken very seriously by members. My experience in this process has been a foundation for working with parish pastoral councils. These councils have a remarkable opportunity to look at what is successful in their parish and what needs to be done to read the signs of the times in order for the gospel to reach all today. How do they go about this? Well, we urge parish pastoral council members to gather parishioners to hear what their needs are, how the parish supports their faith life, family life, and other ways, especially through opportunities to encounter Christ in deeper ways. From these conversations, we assist them to create a pastoral or strategic plan for the next few years to make the parish stronger in evangelization and helping parishioners understand their own baptismal call as disciples, not merely followers of Jesus, but disciples. In our archdiocese, we are asking our parish pastoral councils to conduct the listening sessions for the Synod on Synodality. We feel this is a great opportunity for them to listen to all in the parish, as well as those on the margins, and also Catholics who have left the faith. My hope for the listening sessions for the Synod is that we will listen deeply to what the Holy Spirit is asking of the Church for the 21st century. Many people will be energized by thoughtful and honest conversations. They will talk about the spiritual aspects of the faith that form their lives, and they will discuss the aspects of the Church that need renewal and change. My hope is that our bishops will listen carefully to what people discern as needed change for the Church of our time, so that the mission of Christ continues with strength and courage. Different continents might have different needs and desires, and this too should be considered, to answer these calls in particular ways. I hope that we will continue this process of listening for centuries to come, that this will be the synodal model of the Church as in the early days of Christianity.
My hope for my own archdiocese is that the listening sessions will give us a vision for the church and a way to heal and move forward as disciples of Christ. I find the prayer of St. Teresa of Avila to be my greatest hope for our church, that we will call and form people to be the eyes, ears, and hands and body of Christ to all today. As she says, Christ has no body now on earth, but ours. Let us be Christ for each other. Amen. Now we are going to listen to Bishop Lazarus, His Excellency Bishop Lazarus Yu Eung-sik, who was Bishop of Daejeon in Korea, and you know he's the new prefect of the Congregation for the Clergy, so he arrived in Rome just in August, and we are happy to listen to him. Thank you. Buongiorno a tutti. Vorrei offrire questa mia piccola esperienza, in modo particolare tutti I sacerdoti, diaconi e seminaristi del mondo. Sono nato in una famiglia senza fede religiosa. Ho fatto le medie e il liceo in una scuola cattolica che portava il nome del nostro martire Santo Andrea Kim Tekon. Egli è stato il primo sacerdote coreano e ha dato la sua vita per gli altri. La sua testimonianza mi ha attirato molto. Ho ricevuto il battesimo nella vigilia del Natale del 1966. Avevo 16 anni. Ero il primo cristiano nella mia famiglia. Conoscendo Gesù, ho sentito la spinta di aprire il mio cuore agli altri. Così, ad esempio, a scuola, assieme ai miei amici cristiani, abbiamo svolto vari servizi. Sempre più si è aperto davanti a me un orizzonte immenso. Successivamente sono entrato nel seminario maggiore di Seoul. Non era facile, perché nessuno nella mia famiglia capiva questa mia decisione. Dopo 3 anni di seminario, dovevamo fare il servizio militare. In questo ambiente così duro, ho scoperto che l'amore vince tutto. Ho sperimentato la forza della testimonianza. A poco, centinaia di miei compagni si sono fatti battezzare. Durante I miei 41 anni come sacerdote e poi come vescovo, mi ha sempre interpellato l'esempio di Gesù nella lavanda dei piedi e più ancora la sua offerta in croce. È stato soprattutto lì che egli è stato sacerdote. Questo mi ha fatto capire che vivere il sacerdozio in pienezza significa dare la vita per gli altri, mettersi al servizio, essere un uomo del dialogo e della comunione. Così per me essere sacerdote vescovo significa camminare insieme agli altri, amarli, in modo particolare ascoltare bene le persone. In questo modo il sacerdote è un padre della comunità, un uomo accanto ai fratelli e alle sorelle che camminano verso il regno di Dio, un compagno che si fa uno con le persone in difficoltà. Sono convinto che la Chiesa è e deve essere innanzitutto una famiglia,
dove ciascuno è un dono per gli altri, uomini e donne, giovani e anziani, sacerdoti e laici, consacrati e consacrate. Una famiglia nella quale tutti si sentono corresponsabili della vita e dell'annuncio del Vangelo, inviati insieme a realizzare il sogno di Gesù che tutti siano uno. Essere Chiesa Sinodale per me significa questo: vivere e camminare come famiglia, in ascolto del grido dell'umanità, al servizio degli esclusi. Questo mi ha spinto qualche anno fa a tenere un sinodo diocesano. È stata una grande grazia perché ci ha fatto sperimentare la bellezza del camminare insieme ed è stato anche un antidoto al clericalismo. Io mi attendo dal cammino sinodale che impariamo sempre più a vivere come fratelli e sorelle, ascoltandoci a vicenda e ascoltando lo Spirito, sapendo cogliere e fare crescere tutto il bene che si trova nell'umanità. Vivere come Chiesa Sinodale non sarà un cammino senza fatica, ma significa aprire le porte allo Spirito per una nuova Pentecoste. Grazie dell'ascolto. Bien, tras estos tres testimonios creativos y verdaderamente don de Dios que nos ayudan en el camino, nos vamos a regalar 3 minutos de silencio. Vamos a saborear el valor del silencio en el que resuena la voz de Dios que habla al corazón. Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Prescindimos de la palabra, prescindimos de las ideas y escuchamos, dialogamos con quien es la razón de nuestra vida.
Now we are going to Australia in the Archdiocese of Brisbane, and with a video we will listen to some words from different families from this Archdiocese, with an introduction also of Archbishop Coleridge. As you know, this week they have their first General Assembly for the Plenary Council of Australia. So we will have this spirit of synodality coming from Australia as they are leaving this Plenary Council. Until quite recently, none of us had heard the strange-sounding word synodality. So what does it mean? It means, in fact, a church where we are all together on the road. That's literally what synod means, on the road together. In other words, we are a pilgrim people journeying together, not just some of us, not just the Pope and the bishops, but all the baptized journeying together. And as we journey, we listen to each other. We listen to each other's story, and we listen to each other in order to listen to the voice of God. And we listen to the voice of God because we are at a moment in the church's history where the future is uncertain for many reasons. And the only way we will find the good path into the future is by listening to God. And we will only listen to God if we listen to each other. This is important for the life of the church because there is no other way into the future which God is preparing. We have to journey together with the ears of the heart wide open, listening to each other so that we can listen to God and follow. Essentially, it's about inclusion, everyone coming together and working together, sharing their gifts and talents as people of God. We are social, cultural, and spiritual beings, part of one community, one faith, working together, serving and loving our God. So what it would mean for me and my family is that we are able to be included as part of the faith community, to be actively involved in decisions that affect us and affect the whole community. What would it mean for my family, my young family? It would mean everything, really. Anyone with small children knows the difficulties and challenges of having small children at Mass. As a father of a 2-year-old, a 6-year-old and a 9-year-old, a synodal church is one that recognises that my children, each of them, have gifts and a role to play in our local parish community. So synodality for the church, for me, is not optional. It's absolutely essential. A synodal church is a church that recognises all gifts and roles. Now, for me and my family, my girls are still pretty young. But for us, it would mean that my girls would experience a church that celebrates their giftedness and calls them and invites them to use those gifts to contribute to the church and its mission. A synodal church recognises the diversity of giftedness of my whole family and draws these gifts out so that we can live out our calling as missionary disciples. So to have our families be included in the decision-making of the church would mean to see a church that is engaging and want to welcome family into the life of the church in a personal way and in a more engaging way. For my family, what that would look like is how do we raise our children in a community that is life-giving, that is nourishing, that is creating opportunities for our children to grow in their faith and to be part of something bigger than themselves. So what would it mean for my family and I if we had prayer and reflection experiences that were relevant to us? I think
think more than anything it would mean that whether it's myself and my husband or my adult kids or our new baby granddaughter, that each one of us would be drawn more deeply into the mystery of God wherever we're at that stage in our life. Bien, ahora vamos a Brasil. El testimonio en vídeo del padre Zenildo Lima da Silva. El padre Zenildo Lima da Silva es presbítero de la Archidiócesis de Manaus, en la Amazonia. Actualmente presta servicio como rector del Seminario Archidiocesano de San José. Ha participado activamente en el Sínodo de la Amazonia y en su intervención refleja la vitalidad, la corresponsabilidad y la esperanza de la Iglesia que peregrina en la Amazonia. Comparte con nosotros su compromiso con los valores del reino desde la vivencia de la fe y de la experiencia comunitaria. Eu sou o padre Zenildo Lima, sou do clero da Arquidiocese de Manaus, tenho 25 anos de ministério presbiteral e atualmente estou reitor no Seminário Arquidiocesano, um seminário que canonicamente é arquidiocesano, mas na prática se configura como seminário interdiocesano porque recebe candidatos de todas as dioceses e prelazias da província eclesiástica. Convivo aqui com jovens ribeirinhos, indígenas e das periferias dos centros urbanos. Sou nascido em 1968 e fui batizado no ano seguinte em uma paróquia confiada a missionários italianos, os missionários da Consolata. Cresci em uma família não tradicionalmente católica, mas aprendemos os valores da fé. O batismo era algo muito importante para nós. E mesmo se não tínhamos uma nitidez da incidência da palavra de Deus em nossas vidas, sempre aprendemos a viver valores pautados no reino. Porque uma pessoa batizada sempre me vi na capacidade de acolher o diferente. Porque uma pessoa batizada sempre me vi na capacidade de defender valores da justiça, da solidariedade. Porque uma pessoa batizada sempre fui capaz de me tornar aberto a novas experiências. A minha experiência em uma comunidade eclesial, teve origem na minha comunidade, que foi tornada paróquia, numa ocasião em que a arquidiocese não dispunha de presbíteros para assumir suficientemente o trabalho evangelizador. A nova paróquia foi confiada a uma religiosa, também ela missionária italiana, missionária da Consolata, e a um grupo de leigos que constituíam o conselho de pastoral paroquial da paróquia. Desde a minha juventude, senti uma autoestima por poder fazer parte deste grupo responsável pelo trabalho evangelizador, desse grupo responsável pela condução dos processos pastorais. Aprendi a viver assim esta experiência de comunhão e de participação. Foi nesta paróquia que nasceu a minha vocação ao ministério ordenado e fui formado neste mesmo seminário que hoje estou o reitor. Morei no seminário durante a formação, mas considero que foi a Igreja que me formou. Além dos processos próprios do seminário arquidiocesano, a dinâmica da vida da igreja local, as suas assembleias diocesanas, a sua animação missionária, as liturgias que envolviam todo o povo de Deus, me ajudaram a formar-me como um presbítero da igreja e para a igreja. Não consigo hoje compreender o ministério presbiteral se não exercido desta forma, desta modalidade, eminentemente em dinamismos de comunhão, de participação e de missão. Nos aproximamos de um novo sínodo, e desta vez sobre a sinodalidade da Igreja.
Não fico admirado com esta reflexão, uma vez que tive a oportunidade de participar do Sínodo da Amazônia, não somente da Assembleia Sinodal em Roma, na condição de auditor, mas de todo o processo de escuta, de reflexão, de interpelações que aquele dinamismo do Sínodo provocou. E escutar em Roma o próprio Santo Padre, o Papa Francisco, dizer: quem sabe realizarmos um novo Sínodo sobre a sinodalidade da Igreja? Se torna agora uma realidade. O que esperar desse sínodo, se não de encontrar em outras realidades, em outros espaços eclesiais, dinâmicas de convivência que não sejam marcadas pela verticalidade, de encontrar em outras realidades e em outros espaços eclesiais uma capacidade missionária sempre impulsionada por uma igreja que se entende como igreja em saída, se não esperar em outras realidades e encontrar outros espaços eclesiais aonde as experiências de liderança, de cuidado e de governo não sejam exercidas de um modo monárquico, senão de um modo participado. A expectativa que tenho é que toda a igreja abrace e reencontre-se neste caminho sinodal e eu possa também reencontrar em tantas outras realidades, tantos outros espaços, a experiência pastoral, a experiência evangelizadora na qual eu fui formado. A experiência de nos sentirmos todos membros, apesar das nossas diversidades, da mesma e única Igreja de Jesus Cristo. E nous allons maintenant écouter le dernier témoignage, qui est le témoignage du frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le présenter, cette belle communauté de frères qui, de différentes confessions chrétiennes qui marchent avec les jeunes depuis tant d'années, communauté fondée par frère Roger, avec ce désir de travailler au lien avec les autres églises chrétiennes. Donc nous sommes heureux d'écouter frère Aloïs et d'avoir aussi parmi nous des délégués fraternels des autres églises qui sont là avec nous. Merci. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais remercier le Saint-Père d'avoir convoqué ce synode. À Thésée, nous avons été touchés d'être invités à son ouverture. Merci aussi pour la tradition de convier des délégués d'autres églises. Il sera précieux de les entendre parler de leur pratique, de la synodalité, de ses bienfaits et de ses limites. Cette démarche synodale vient à un moment crucial où nous observons des évolutions contradictoires. D'une part, l'humanité prend plus clairement conscience que nous sommes tous liés entre nous et liés avec toute la création. Et d'autre part, des polarisations s'aggravent au niveau social, politique, éthique et provoquent de nouvelles fractures dans les sociétés, entre les pays et jusque dans les familles. Malheureusement, entre nos églises et à l'intérieur de nos églises, des différences tendent aussi à devenir parfois des polarisations séparatrices, alors que notre témoignage de paix serait vital en ce moment historique. Comment faire avancer l'unité des chrétiens? Récemment, j'ai posé la question au pasteur Larry Miller, ancien secrétaire général du Forum chrétien mondial. Il m'a répondu ceci. Il n'est pas bon de commencer par dire « voici qui nous sommes et pourquoi nous avons raison ». Il s'agit plutôt de reconnaître nos faiblesses et de demander aux autres églises de nous aider à recevoir ce qui nous manque. C'est l'œcuménisme réceptif qui donne d'accueillir ce qui vient des autres. Ce pasteur ne voit-il pas juste ? Tous nous portons le trésor du Christ dans des vases d'argile. Et il rayonne peut-être encore davantage quand nous reconnaissons humblement ce qui nous manque. Au sein même de l'Église catholique, le synode va mettre en lumière des grandes diversités. Celles-ci seront d'autant plus fécondes
que s'approfondira en même temps la recherche de la communion. Non pas pour éviter ou cacher des conflits, mais pour nourrir un dialogue qui réconcilie. Pour le favoriser, il me semblerait souhaitable qu'il y ait sur le chemin synodal des moments de respiration, comme des haltes, pour célébrer l'unité déjà accomplie dans le Christ et la rendre visible. À ce propos, puisque le Saint-Père nous invite à rêver, je voudrais partager un rêve. Serait-il possible qu'un jour, au cours de la démarche synodale, non seulement des délégués, mais le peuple de Dieu, non seulement des catholiques, mais des croyants de diverses églises, soient invités à un large rassemblement œcuménique? Car par le baptême et par l'Écriture sainte, nous sommes sœurs et frères en Christ, réunis en une communion encore imparfaite, mais bien réelle, même quand des questions théologiques restent en suspens. Un tel rassemblement, ici à Rome et en même temps ailleurs dans le monde, aurait en son cœur une célébration sobre, à l'écoute de la parole de Dieu, avec un long moment en silence et une intercession pour la paix. Est-ce que des jeunes pourraient en être les animateurs? Une telle célébration pourrait-elle se prolonger dans des échanges interconfessionnels? Nous découvririons qu'en étant unis dans le Christ, nous devenons artisans de paix. Notre expérience à Thésée m'encourage à faire une telle proposition. Dans notre communauté, venant de diverses confessions, nous vivons sous un même toit. Et depuis plus de 60 ans, nous accueillons des jeunes de différentes églises ou simplement en recherche du sens de leur vie. Loin de nous accorder sur un plus petit dénominateur commun, nous sommes constamment poussés à aller à la source de l'Évangile, auprès du Christ ressuscité, qui par l'Esprit Saint nous conduit ensemble au Père de tous les humains, sans exception. Merci pour votre écoute. Bien, ahora nos regalamos otros tres minutos de silencio. La experiencia del profeta Elías nos dice que el Señor no se encuentra en el huracán, en el trueno o en el fuego, es decir, en los símbolos tradicionales de su poder, del poder, sino que susurra en el silencio. Ahí es donde el Señor le habla al profeta Elías, ahí es donde, en el silencio habitado, donde el Señor nos espera para hablarnos al corazón.
à travers l'écoute de ces 6 témoignages, nous avons vécu quelque chose de cette expérience synodale telle qu'exprimée par ce logo, écouter les différentes couleurs des différents baptisés, écouter les différentes voix dans les différentes langues, les voix des « je » qui deviennent des « nous » et qui expriment ce « nous » ecclésial appelé à être une seule famille. Rappelons que le but du synode, comme le dernier paragraphe du document préparatoire l'exprime, le but du synode et donc de cette consultation n'est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. Merci aux 6 témoins qui ont exprimé leurs rêves, la trace de l'Esprit-Saint dans leur vie et qui nous appellent à poursuivre le chemin ensemble. Bene, cari fratelli e sorelle, che qui manifestate la varietà dei doni, dei carismi, dei ministeri, delle vocazioni di cui è ricco l'unico popolo santo di Dio. Mi tocca il compito di concludere questa prima sessione di lavori, direi così intensa. Ma cosa dire dopo le parole del Santo Padre? Dopo l'invito all'ascolto da parte del mio confratello, il Cardinal Olerich, dopo le testimonianze che ci sono state offerte, chiudere un incontro comporta sempre la responsabilità di fornire almeno un primo bilancio di quanto si è fatto. Mi pare giusto e doveroso, all'inizio del processo sinodale, dare un resoconto di quanto è stato fatto finora, ma anche allargare lo sguardo su quanto ci rimane da fare, proprio per garantire che l'itinerario sinodale sia fino in fondo un'esperienza di quel camminare insieme del popolo santo di Dio, che costituisce l'esercizio più bello di una chiesa sinodale. Tante volte sono già suonate le parole sinodo, processo sinodale. Allora una prima precisazione è d'obbligo. Il fatto che parliamo di apertura del processo sinodale della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi non significa ridurre la prima fase a una preparazione previa di questo processo. Forse qualcuno potrà intendere in questo modo la formulazione dell'esortazione apostolica Episcopalis Communio, dove si parla di fase preparatoria. Ma la segreteria del Sinodo, sostenuta dal parere concorde di tanti esperti, intende la prima fase come parte integrante del processo sinodale. Dall'altra parte, è la dottrina stessa a determinare tale conclusione. Se la sinodalità è una dimensione costitutiva della Chiesa popolo di Dio, come potrebbe darsi processo sinodale senza il soggetto primo della sinodalità? E se la Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, come potrebbe darsi esercizio pieno della sinodalità senza l'ascolto del popolo santo di Dio? Inoltre,
La prima fase abbraccia anche il discernimento da parte dei pastori nelle conferenze episcopali nazionali e continentali. Ma come potremmo intendere tutto questo processo come una fase meramente previa, che qualcuno vorrebbe ridurre a una fase decorativa, addirittura non necessaria? Ribadisco perciò che le tre fasi sono integranti del processo sinodale e che l'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo, che inizierà domani con la solenne celebrazione eucaristica in San Pietro, presieduta dal Vescovo di Roma, visibile principio, fondamento di unità di tutta la Chiesa. Se poi fissiamo la nostra attenzione al lungo processo sinodale che ci attende, un lungo processo sinodale, il mio primo pensiero è quello di gratitudine. Gratitudine a Dio che ci chiama a camminare insieme, ma anche gratitudine verso i tanti che hanno reso possibile questo avvio con il loro lavoro. La Chiesa, che oggi è in grado di iniziare il cammino che lo Spirito le va aprendo, perché molti, il Consiglio del Sinodo dei Vescovi, ufficiali della nostra segreteria, consultori, esperti delle quattro commissioni, insieme con Suor Nathalie, Sua Eccellenza Marin, hanno creato tutte le condizioni necessarie per rendere possibile l'avvio della prima fase del cammino. Quando guardiamo alla Chiesa come popolo di Dio, che si mette in cammino, possiamo accostarla a Israele, che cammina nel deserto verso la terra promessa. È il Concilio che istituisce questo parallelismo. Lumen Gentium, come già Israele in cammino nel deserto era chiamato Chiesa, così pure il nuovo Israele che avanza nel tempo presente alla ricerca della città futura e stabile si chiama Chiesa di Cristo. Alla gioia di vedere la Chiesa che non solo recepisce la dottrina conciliare sulla Chiesa come popolo di Dio, ma si dispone a vivere il dinamismo che la qualifica dal di dentro, essere il popolo di Dio che cammina verso il compimento del Regno, si accompagna al grazie per quanti hanno esplorato e misurato il terreno, fin dove hanno potuto, come permetteva la loro conoscenza e esperienza, per posizionare cartelli indicatori che aiutassero il popolo di Dio a orientarsi nel cammino. Il documento preparatorio e il Vademecum sono proprio questa segnalatica, discreta ma chiara, che vuole aiutare la Chiesa di Dio convocata in sinodo nella prima fase del processo sinodale. L'esempio mi porta ad offrire un'ulteriore precisazione. Cari fratelli e sorelle, in nessun modo il documento preparatorio e il Vademecum vogliono precostituire le condizioni del cammino o dettare la strada, obbligando la Chiesa a un percorso stabilito in anticipo. Per questo ho parlato di segnalatica, non di strada. Una volta costruita, la strada obbliga al cammino di chi la percorre. Se questa fosse stata la nostra intenzione, avremmo preteso di obbligare lo Spirito, il quale invece guida la Chiesa come vuole. Siamo noi ad obbedire allo Spirito e non viceversa. E se ci lasciamo condurre dallo Spirito, possiamo, come dice la lettera agli Ebrei, fare strade dritte ai nostri passi.
Più che costruire una strada, abbiamo riscoperto sentieri, itinerari, o per me che sono uomo di mare, rotte, che già la Chiesa ha percorso lungo i secoli, come attesta la tradizione. La sinodalità non la inventiamo noi, è un dono, è una dimensione della Chiesa, popolo di Dio, che lo Spirito ci fa riscoprire e sperimentare. Uno stile, una forma che era abituale nella Chiesa dei Padri e che, e lo abbiamo sottolineato nel documento preparatorio, il Concilio Vaticano II ci ha riconsegnato. Il cammino oggi intrapreso può essere il segno che siamo convinti finalmente che la Chiesa è definita dalla sua attenzione verso il Regno. Questa attenzione la costituisce come popolo in cammino. Solo questa certezza può motivare e sostenere la scelta del processo sinodale anche quando emergeranno difficoltà e stanchezze. Oggi basta vivere la gioia di essere parte del popolo di Dio in cammino, ciascuno mettendo a servizio degli altri i doni, i carismi, i ministeri, le funzioni che lo Spirito ha distribuito con abbondanza tra quanti siamo qui, grati di condividere l'impegno di questa prima tappa della dinamica sinodale. Ma il lavoro è appena iniziato. Alla gioia per il cammino che si avvia si accompagna anche il senso di responsabilità per le tappe che ci attendono, quella celebrativa con l'Assemblea dell'ottobre 23 e quella successiva che Episcopalis Communio chiama attuativa. Sono due tappe assai diverse, non solo per le modalità di svolgimento, ma per la riflessione che le accompagna e le sostiene. La fase celebrativa può giovarsi dell'esperienza di tante assemblee sinodali, ordinarie, straordinarie, speciali. Ma la fase attuativa, che forse già possiamo immaginare come fase della recezione, non va molto al di là di una prima formulazione terminologica. Su queste fasi mi permetto due rilievi che mostrano la grande cura con cui dobbiamo garantire la verità del processo sinodale per non pregiudicarne la libertà di svolgimento. Perché il processo sinodale sia vero, perché in altre parole non ci siano o si riducono al minimo i rischi di precostituire un risultato, bisogna garantire la libertà, non solo nello spirito, ma dello spirito. È lo Spirito Santo il primo soggetto della sinodalità, ce l'ha detto anche il Santo Padre oggi. La Chiesa è sinodale perché lo Spirito di Cristo guida la Chiesa nel suo cammino verso la patria. La Chiesa è sinodale perché quanti camminano, il popolo santo di Dio, obbediscono allo Spirito che li guida. La forma, lo stile sinodale della Chiesa scaturiscono da questo ascolto dello Spirito, che passa attraverso l'ascolto reciproco di tutti, la totalità dei padezzati, la totalità dei pastori al servizio del popolo di Dio e il Vescovo di Roma come principio di unità che rende possibile l'esercizio della sinodalità a tutti i livelli della Chiesa. Assolutamente ha ragione il Cardinale Casper, quando
recentemente mi ha fatto questa osservazione. Mi dice: il modo spirituale nel quale il Santo Padre intende la sinodalità è spiritualmente molto esigente. In questa dinamica ecclesiale si innesta facilmente la tentazione di risolvere l'ascolto attraverso le dinamiche democratiche, soprattutto di conferire al voto un valore che rischia di trasformare l'assemblea sinodale in un parlamento, introducendo nella Chiesa le logiche della maggioranza e della minoranza. Per quanto sia consapevole che anche in concilio il consenso dell'Aula è misurato dal voto, mi chiedo e vi chiedo se non dobbiamo riflettere su questo punto per trovare altre soluzioni per verificare il consenso. Molto spesso, incontrando le assemblee ecclesiali e altri gruppi, siamo interpellati sulla questione del voto. Ma è così impossibile immaginare, ad esempio, di ricorrere al voto sul documento finale e sui suoi numeri singoli solo quando il consenso non sia certo? Non basta prevedere obiezioni motivate al testo, magari firmate da un numero congruo di membri dell'Assemblea, risolte con un supplemento di confronto, e ricorrere al voto come istanza ultima e non desiderata? Mi limito a queste poche domande, non per dare una soluzione, ma per segnalare un problema su cui dobbiamo attentamente riflettere. Un solo punto anche sulla fase di recezione. Sappiamo che la recezione è il processo attraverso cui le decisioni di un concilio, in questo caso potremmo dire di un sinodo, vengono recepite e assimilate nel vissuto della Chiesa nella sua più vasta articolazione. Mi chiedo, se invece di terminare l'assemblea consegnando al Santo Padre il documento finale, facessimo un altro passaggio impegnativo, quello di restituire le conclusioni dell'assemblea sinodale alle chiese particolari, dalle quali è iniziato tutto il processo sinodale. In questo caso, il documento finale arriverebbe al Vescovo di Roma, che da sempre e da tutti è riconosciuto come colui che emana i decreti stabiliti dai concili dei sinodi, già accompagnato dal consenso di tutte le chiese. Peraltro, il consenso sul documento potrebbe non limitarsi solamente al placet del Vescovo, ma estendersi anche al popolo di Dio, da lui nuovamente convocato per chiudere il processo sinodale aperto il 17 ottobre. In questo caso, il Vescovo di Roma, principio di unità di tutti i battezzati, di tutti i Vescovi, riceverebbe un documento che manifesta insieme il consenso del popolo di Dio e del collegio dei Vescovi. Si darebbe il caso di un atto di manifestazione del sensus omnium fidelium, che sarebbe al contempo anche un atto di magistero dei Vescovi sparsi per il mondo in comunione con il Santo Padre. Fratelli e sorelle, i due esempi che ho menzionato sono solo suggerimenti per stimolare la riflessione e ci dicono quanto lavoro di approfondimento interdisciplinare di discernimento ci aspetta ancora. Già i giorni prossimi saranno occasioni di confrontarci tutti insieme e nelle diverse commissioni
per immaginare un processo sinodale veramente aperto allo Spirito. Ci sostiene in quest'opera l'incoraggiamento del Santo Padre, più volte rivolto a noi come segreteria, di andare avanti. Ci sostiene la convinzione che il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Ci sostiene e ci conforta la certezza che il nostro servizio contribuisce al cammino della Chiesa. Ma dobbiamo fare le cose con ordine. Oggi ci aspetta il compito di riflettere sul tema che ci siamo assegnati per i gruppi dello studio. Come accompagnare le diocesi nella prima fase sinodale. Buon lavoro. Avant d'aller à la pause café que vous attendez tous, juste un petit mot pour introduire le travail qui va se passer après la pause, puisque ce n'est pas fini. Vous êtes invités tous à rejoindre des groupes synodaux linguistiques. On vous affichera la répartition selon les langues et les salles. Et dans ces groupes, vous suivrez le processus qui va vous être indiqué par le facilitateur de votre groupe. Il y aura un président qui va ouvrir la séance et qui la conclura, et un secrétaire qui prendra note de la synthèse à la fin. J'invite tous les présidents, les facilitateurs et les secrétaires à se retrouver dans leur salle 10 minutes avant, à 11h20, voilà, pour se rencontrer et faire connaissance. Ce processus est vraiment inspiré et une mise en œuvre très concrète de ce qui est proposé dans le document préparatoire et Vademecum. Donc il démarrera par un temps de silence et prière pour recueillir ce que vous souhaiterez partager. Chacun aura 3 minutes pour un premier tour. Voilà, on vous a invité à préparer votre contribution. Donc on s'écoutera chacun, il faudra être très rigoureux sur le temps, 3 minutes après avoir pris 5 minutes de silence pour recueillir ce qu'on veut partager. Il y aura un deuxième tour et puis à la fin, le temps d'élaborer la synthèse qui sera les fruits de votre petit groupe. Voilà pour cette introduction au petit groupe, à vivre dans la dynamique de cette écoute mutuelle qui est une écoute de l'esprit. Merci. Siamo in orario, ora avremo la pausa coffee break, fino alle 11.30, perché poi avranno luogo i gruppi sinodali. Nella borsa consegnata a ciascuno è possibile trovare il documento preparatorio e il Vademecum. Le versioni spagnola e francese del Vademecum saranno disponibili direttamente nelle aule dove si riuniranno i gruppi sinodali. Ciascuno è pregato di controllare nell'elenco presente nella borsa a quale gruppo è stato assegnato. I gruppi sono contraddistinti di una lettera dell'alfabeto, insomma. Sono così piano terra, gruppi di lingua francese AB, semiterrato, gruppi di lingua inglese CDIF, primo piano, gruppi di lingua italiana JKL, secondo piano, gruppi di lingua italiana, MNO, il fungo, cioè si accede dall'aula Paolo VI, gruppo di lingua portoghese e lingua spagnola. Per la visita ai musei vaticani, in programma oggi pomeriggio, la partenza è alle ore 15 dall'atrio di aula Paolo VI. Domani ci sarà la celebrazione eucaristica. I miei confratelli cardinali e vescovi sono pregati di trovarsi alle 8.30. I sacerdoti sono pregati a trovarsi pure alle 8.30 nel braccio di Costantino, portando con sé il camice. Gli altri partecipanti invitati ad arrivare non più tardi delle 9.
coloro che si sono prenotati per effettuare il tampone necessario per il ritorno nel proprio paese devono presentarsi secondo la data scelta in via della conciliazione domenica dalle 8 alle 9, lunedì dalle 8 alle 9 e martedì dalle 7 e mezza alle 9. Buon caffè. Sì, va bene, andiamo.